buongiorno, gentile e fedele pubblico di Sera in Festa, eccoci qui pronti per una nuova mattinata insieme. Iniziamo subito questa puntata nell'attesa dell'ospite del giorno che sarà Elena Cammarrone dell'Orchestra Castellina Pasi. Ma iniziamo con Genio e la Bubi Band, subito dopo arrivano gli Ipotesi Band con il brano Una Catena. Vi auguro un buon giovedì. Linguazza! 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 Ancora che per stare con te vale la pena soffrire.
che urla e continua a parlarmi di te. Oh, soltanto di te. Che tormento questo amore, che mi sta strappando il cuore, che mi brucia come un fuoco e tu prendi come un gioco. Ai, che pena, che dolore, prima giù poi su a volare. Questo amore è una catena che mi lega stretta a te. Che tormento questo amore, che mi sta strappando il cuore, che mi brucia come un fuoco e tu prendi come un gioco. Ai, che pena, che dolore, prima giù poi su a volare. Questo amore è una catena che mi lega stretta a te. Convincermi ancora che per stare con te vale la pena soffrire, e minuti qui sola che mi pesano ore, mentre intorno ogni cosa che urla e continua a parlarmi di te. Oh, soltanto di te. Che tormento questo amore, che mi sta strappando il cuore, che mi brucia come un fuoco e tu prendi come un gioco. Ai, che pena, che dolore, prima giù poi su a volare. Questo amore è una catena che mi lega stretta a te. Che tormento questo amore, che mi sta strappando il cuore, che mi brucia come un fuoco e tu prendi come un gioco. Ai, che pena, che dolore, prima giù poi su a volare. Questo amore è una catena che mi lega stretta a te. Questo amore è una catena che mi lega stretta a te. Nel vostro programma settimanale e giornaliero di sicuro segnate i vostri appuntamenti, far la spesa e fare tutte le vostre commissioni. Di sicuro segnerete anche essere in festa alle 11:15. Però dovete segnare anche i nostri appuntamenti consigliati, perché i locali sono pronti per farvi ballare, i nostri concerti sono prontissimi per aprire questa stagione primavera-estate. Allora segnate un po' dove andare a divertirvi. Dance in Nevada, Terrosa di Ronca, Verona. Giovedì 7 si balla con Manuel Martini, Orchestra Marchetti. Venerdì 8 Romeo Leopardo. Sabato 9 Ilenia Festival. In sala 2 Cumbia Festival. Domenica 10 pomeriggio e sera si balla con Oscar e Mary Band. In sala 2 Latino Kizomba. Il ristorante Pizzeria Cacciatore vi aspetta con ottime specialità. Circolo 7 Note lo trovate in Via Nata 18, settimo di Pescantina, Verona. Per info 348 084 5453. Sabato 9 aprile si balla con Roberto Tagliani. Si balla tutti sabato fino a fine maggio. Tutti mercoledì scuola di ballo, tutti venerdì serata country. Pallacover Dancing lo trovate in Via Vittorio Emanuele a Nogara, Verona. Per prenotazioni 342 728 5383. Per info pallacover.it. Sabato 9 Maurizio Medeo Orchestra. Domenica 10 aprile si balla con Ruggero Scandiuzzi. Z Live presenta un triplo appuntamento settimanale presso il Gran Teatro Geox di Padova. Venerdì 8 Gli Stadio. Sabato 9 Alex Britti. Prevendite abituali.
Sai cantare, ballare o far ridere e ti vuoi esibire nella tua specialità? Stiamo cercando proprio te. Selezioniamo concorrenti per la corrida Dilettanti allo sbaraglio, in programma per l'estate 2016. Contattaci a serinfesta@hotmail.it o telefona ai numeri in sovraimpressione. Nasce nel 1896 la grande tradizione del Colle. Presso il punto vendita potrete trovare molte idee per i vostri momenti di dolcezza, come i pandorini, le croissant e le ottime merendine ideali per i vostri bambini. E per gli amanti del salato, uno snack sfizioso al gusto pizza, rosmarino, sesamo e cereali. Grande convenienza nel reparto seconda scelta. E ancora vini Montevegro e riso Vialone Nano, di produzione propria. Per festeggiare i vostri momenti speciali, ideali i dolci surgelati, come tiramisù Sant'Onorè, crostata di frutta e torta della nonna, e molte altre specialità. E prossimamente, colombe e uova pasquali. Lo spaccio dal Colle vi aspetta in via Straa Colognola ai Colli, aperto dal lunedì al sabato. Dal Colle, ed è sempre festa. Ed ora arriva un brano, un classico, l'Adagio del Binoni, oggi interpretato dalla voce di Rosita dell'orchestra Gippo Pezzotti Band. Buon ascolto. Non so dove trovarti, non so come cercarti, ma sento una voce che nel vento parla di te. Quest'anima senza cuore aspetta te. Senza pelle, i sogni senza stelle, immagini del tuo viso che passano all'improvviso, mi fanno sperare. Troverò adagio. Chiudo gli occhi e vedo te, trovo il cammino che mi porta via dall'agonia. Sento battere me questa musica che io ho inventato per te. Se sai come trovarmi, se sai dove cercarmi, abbracciami con ancora qualche istante di pazienza e poi saremo ancora qui, sempre in compagnia della nostra musica, ma in particolare in compagnia della nostra ospite del giorno. A tra poco con Elena Camarone di Castellina Pasi.
In questo giovedì l'angolo della posta sarà un po' più breve per dar spazio alla nostra ospite. E allora partiamo subito con il brano di Matteo Tarantino dal titolo Marinaio per il nostro amico Gianfranco. Arriva per te questo brano che ci hai richiesto e subito dopo gli Area 22 con Bang. Non c'è posto che ha preso il mio cuore, non c'è donna che io chiami amore, sono marinaio. Non racconto più le mie avventure, le mie storie sono quelle future, sono marinaio. Dove appoggio il cappello e ovunque si sia il profumo di casa mia, così temo da lei star lontano, son marinaio. E vai, vai in nave vai, non farmi attendere, da lei portami via, lei che sa piangere. Se per me sarà solo un bel gioco, non sarà solo questo per lei, e non me lo perdonerei mai, dai nave vai. Non si può con l'amore scherzare, c'è una fine per tutto anche se son marinaio. Se a parlare per lei è il suo cuore, io non posso recarle dolore, son marinaio. E io so che dovrò poi partire, e non devo, non posso mentire, così devo da lei star lontano, son marinaio. E vai, dai in nave vai, non farmi attendere, lei portami via, non posso illuderla. Lei mi ha detto piangendo ti amo, spenzola il fazzoletto che hai in mano, ma la nave mi porta lontano, son marinaio. E vai, dai in nave vai, non farmi attendere. Piangendo ti amo, spenzola il fazzoletto che hai in mano, ma la nave mi porta lontano, son marinaio, ma la nave mi porta lontano. Boom, come una bomba che casca a penare il mio cuore.
cade del sole. Ho fatto zip con la tua lampo e quasi mi sento mancare. Ho fatto wow sulle tue curve, mi stanno facendo sbandare. Ho fatto zip perché sei l'unica che riesce a mandarmi che muovo. Ben, 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 dritto al mio cuore, adesso la testa comincia a girare. Ben, 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 dritto al mio cuore, adesso io muoio d'amore. Ben, 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 dritto al mio cuore, adesso la testa comincia a girare. Ben, 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 dritto al mio cuore, adesso io muoio d'amore. Dance in Nevada, Terroso di Ronca, Verona. Giovedì 7 si balla con Manuel Martini, Orchestra Marchetti. Venerdì 8 Romeo Leopardo. Sabato 9 Ilenia Festival. In sala 2 Cumbia Festival. Domenica 10 pomeriggio e sera si balla con Oscar e Mary Band. In sala 2 Latino Kizomba. Il ristorante Pizzeria Cacciatore vi aspetta con ottime specialità. Circolo 7 Note lo trovate in Vianata 18, settimo di Pescantina, Verona. Per info 348 084 5453. Sabato 9 aprile si balla con Roberto Tagliani. Si balla tutti sabato fino a fine maggio. Tutti mercoledì scuola di ballo, tutti venerdì serata country. Pallacover Dancing lo trovate in via Vittorio Emanuele a Nogara, Verona. Per prenotazioni 342 728 5383. Per info pallacover.it. Sabato 9 Maurizio Medeo Orchestra. Domenica 10 aprile si balla con Ruggero Scandiuzzi. Z Live presenta un triplo appuntamento settimanale presso il Gran Teatro Geox di Padova. Venerdì 8 Gli Stadio. Sabato 9 Alex Britti. Prevendite abituali. Sai cantare, ballare o far ridere e ti vuoi esibire nella tua specialità? Stiamo cercando proprio te. Selezioniamo concorrenti per la corrida Dilettanti allo sbaraglio, in programma per l'estate 2016. Contattaci a serinfesta@hotmail.it o telefona ai numeri in sovraimpressione. E come preannunciato, in questo giovedì 7 aprile il nostro salottino si tinge di rosa per dare il benvenuto per la prima volta nei nostri studi a Elena Cammarone, Orchestra Castellina Pasi. Ciao Elena! Ciao Serena, finalmente ho avuto il piacere di conoscere te, che seguo sempre su internet, e ho detto è impossibile che manco solamente io a Serinfesta. È giusto, scusa. Quindi sono veramente molto contenta, voglio salutare tutti i tuoi telespettatori, un bacione grandissimo. E sono tanti a seguirti perché il tuo pubblico è davvero caloroso. A proposito di foto, vedo sempre che le tue serate che ti omaggiano con regali, super selfie, di tutto di più. No, guarda, devo dire la verità, sono una cantante abbastanza ben voluta, dai, abbastanza affetto intorno a me, ma che spero che sia insomma sempre in crescita, perché come si dice, poi noi donne vogliamo essere sempre coccolate, non è mai abbastanza, mai. Può sempre dare di più, ecco. Questo è un invito, mi raccomando. Questo è un invito, si ecco. Può dare di più. Brava. Dobbiamo fare per forza un salto indietro del tempo, parliamo di 50 anni fa, noi non eravamo nemmeno nate, però nasceva l'Orchestra di Castellina Pasi. Ho preso degli appunti, dunque sono preparata. Roberto Giraldi, Giovanni Pasi, una coppia che sono partiti per scherzo in quel di Castellina, perché Castellina è il nome di un paese. Ho scoperto. Brava. Questa cosa, davvero infatti, interessante. Chi non sa questa cosa è convinto negli anni.
che Castellina, perché allora, poi non tutti, bisogna dire, che sanno la realtà che Castellina era il nome d'arte di un fisarmonicista. Infatti. Col fatto che comunque Castellina Pasi è sempre stata negli anni un'orchestra che ha dato molto spazio alla cantante donna, molti pensano che Castellina fosse il nome della vecchia cantante. E invece no, non esiste una Castellina Pasi, non esiste la persona fisica. Non c'è. Non è il nome e cognome di una donna. E non è Elena soprattutto. E non sono io, no, perché, no, però in tanti mi dicono, ma te sei la figlia della Castellina? Che non esiste. Che non esiste, no, perché la cantante di cui molti si confondono e pensano sia Castellina Pasi si chiamava Irene Lioni, quella che poi c'è stata 20 certo. anni. Però vedete, ti sei informata. Quindi sì, questo omino che è nato a Castellina, che è praticamente è un paesino piccolo della Romagna, ha fondato questa orchestra insieme al suo socio e che oggi viene mandata avanti dalla sottoscritta ormai da diversi anni. Da quanti precisamente? Siamo nel 2016. Allora, io sono la cantante dell'orchestra da 7 anni, che però con il mio compagno porta avanti questa orchestra è da aprile 2012. Bello. Una bella quindi soddisfazione. Quindi ormai sono 4 anni, dai. Bene. Sì, è una grande soddisfazione. Le soddisfazioni sono enormi, sono grandissime. Non ti nego che però come sono stati grandi i sacrifici e il lavoro che c'è stato fatto dietro prima e continuiamo a fare adesso. Perché sai, comunque prendere in mano un'orchestra che ha una storia importante, con tutte le cose buone e con tutte le cose non buone che ha potuto fare in questi 50 anni, comunque è una grande responsabilità. Sì. E quindi dai, ce la mettiamo. State vedendo un grande impegno, siete un bel gruppo di giovani e belli motivati. E siamo abbastanza giovani. Beh, direi di sì. Molti, come te prima hai detto, 50 anni fa quando nasceva l'orchestra, ti posso dire che ho un'orchestra in cui nessuno c'era quando è stata creata questa orchestra. Forse uno, ma aveva malapena un anno, ecco, forse il sassofonista, ecco. Il resto non c'eravamo nessuno. Ecco. Dunque parliamo solamente di storia che non abbiamo vissuto, ma tanti invece. Il chitarrista, sono 25 anni che qui, ha avuto il piacere di lavorare con Castellina, però dai, era un ragazzino quando entrò con Castellina. Però bello pensare che anche chi l'ha fondato ha voluto portare avanti, ha scelto proprio dei musicisti per portare avanti questo nome, insomma, e rimanere poi nella storia del liscio, perché di quello si parla. Quando si parla di stile Castellina è perché si parla di uno stile particolare. Uno stile giusto? Che poi certo hanno ripreso in tanti, anche orchestre oggi molto famose con un grande nome, non lo negano a dire che quando sono partite hanno voluto emulare, se non veramente copiare, lo stile a cui si sono ispirate, lo stile di Castellina. Certo. Anche se, vedete, noi, cioè, sono una ragazza abbastanza giovane, no, perché una delle cose che mi fa più paura oggi come oggi è che noi portiamo avanti la tradizione, anche te. Certo. Anche te, ho visto che hai mandato dei video stile Profumo di Campagna, che è un brano che ho voluto riprendere del passato. Ho ripreso anche un valzer del passato, cioè nel senso noi la tradizione la facciamo. La mantenete un po' ci però quello che ci tengo molto a precisare, e questo veramente vorrei che si sentisse ben chiaro nelle case di tutti gli italiani che ci stanno ascoltando, che oggi Castellina Pasi, perché molti hanno paura che essendo un simbolo veramente, un'impronta, ha lasciato questo maestro indelebile nella storia del liscio, però oggi Castellina Pasi, signori miei, non è più solo valzer, mazurka e folk, questo veramente ci tengo a dirlo, facciamo di tutto, certo. Spettacolo in pista, spettacolo, insomma, belle canzoni, nuove hit di oggi, dell'orchestra, ma anche roba italiana, internazionale, insomma, oggi l'orchestra Castellina Pasi, nonostante abbia creato un'icona nel mondo della musica da ballo del liscio, oggi Castellina Pasi fa di tutto, abbraccia la musica un po' da ballo a 360. Possiamo dire ieri, oggi, domani. Brava. E con questo, come dico io sempre, questo brava. Vedi, ci raccoglie un po' tutto, insomma. L'importante, oltre a queste cose che vi ha detto Elena, è andare a sentirli dal vivo, perché allora solo lì potrete vedere dal vivo i grandi successi che interpreta quella sua orchestra. Bravissimo. Qualche appuntamento ve lo dico veloce prima della pubblicità. Venerdì 8, dunque domani, siete ad Asti, poi il 9 sarete a Pisa e il 10 a Forlì. Continueremo a parlare, solamente qualche istante di pubblicità. Le sorprese sono ancora tante, che Elena è qui apposta, dunque a tra poco, non cambiate canale.
eccoci ancora qui nel nostro salottino tutto al femminile, perché si fosse appena sintonizzato, sta apparecchiando la tavola, siamo in compagnia di Elena, eccola qui Elena. Buon appetito, se state apparecchiando probabilmente starete anche mangiando, quindi buon appetito. L'orario noi è quello. Abbiamo quasi l'acquolino in bocca a quest'ora. Ma voi non fate orari normali perché si mangia tardi di solito? Sì, effettivamente io il pranzo non lo faccio mai. Ma tu da buona romana cosa mangi? Hai qualche piatto che ti sei portata? Da buona romana più mangio che cucino, ecco. Questo senza ombra di dubbio. No, la buona romana, ma io ormai sono 7 anni, ma a Roma chi ci va più? Non ci vai più, come ma no? Ormai io sono romagnola, cioè nel senso sei adottata su 365 qui. Giorni, ne passo 363 a Faenza, il paese dove vivo, in Romagna, e 3 forse a casa, quindi quando vado a casa mia Serena, mio padre mi fa... Oh, ma come parli? Cioè, vuole che mantieni giustamente la parlata. Poi a me sembra di parlare come sempre, cioè io non me ne riesco a rendere conto, no? Che comunque, però poi quando vado a casa mia sento proprio i miei amici, la mia famiglia che parla completamente diversa da me. Però quando sono nel nord Italia, no, per lavoro, rendo conto di come io parlo, come ho sempre parlato poi nella vita. Ma quando scendo giù sento una cadenza, perché giù loro si sente è molto marcato. Di più adesso. Andiamo a ballare. Proprio, perché se io volessi non riuscirei neanche più a farlo. No, quindi. No, verrebbe troppo non mi viene più naturale. Sarebbe finto, è vero. Vedi, a me posto che vai, ma ovviamente sembianze che prendi, linguaggio e cultura. Poi sarà che sono da 7 anni accasata con un toscano. Toscanaccio. E in tanti mi dicono che ho preso la cadenza toscana. E che bella che è. È bellissima, insomma. Sì, che, infatti, come parlo, Sera? Dimmelo tu, perché, allora, parlo mezzo toscano, ma non sono toscana. Mezzo romagnolo, ma non sono romagnolo. Esatto, hai un mix, siccome si sente l'accento di Latina, ma anche un po' forse della Toscana si sente, Marco ti ha dato un influsso un po' positivo. A volte mi esce sta Z alla romagnola, che, cioè, come parlo? Datemi un'identità, dovresti ecco. Parlare in Veneto, però, ti manca. Nemo? Ma io conosco la parola più importante, veneti, gli schei, perché senza gli schei, don Nemo, da nessuna parte, ecco. Beh, vedo che con le lingue te la cavi bene. Ma io so le parole più importanti, quelle che mandano avanti il mondo, ecco. Brava, benissimo, e fai così. Bene, so Elena che sei pronta anche per un lavoro discografico nuovo, nuovo CD, nuovi videoclip, sei sempre in moto. Sì, praticamente a maggio, quindi non fra pochissimi giorni, uscirà l'album, pensate, il volume 48. Siamo al 48esimo album ufficiale dell'Orchestra Castellapace. È fatto un 48, ma insomma, ci sta anche giusto. Che sarà prettamente cantato e tutto cantato, a parte un brano, una cumbia che sta andando già. Abbiamo iniziato a promuoverla quest'estate, già nelle varie feste di piazza, una cumbia, vista adesso vanno di moda anche queste cumbie stile un po' afrodite, stile molto fisarmonicate, esatto. No? E questa cumbia qui, da quando il mio fisarmonicista l'ha proposta quest'estate, è sempre piaciuta tanto, e allora sarà prettamente cantato, ma ci sarà questa traccia di fisarmonica che è già molto veramente richiesta, si chiama Gringo. Le canzoni spazieranno da ovviamente le cumbie, Tersinati, Begin, e lì veramente uscirà fuori la Elena Cammarone, nel senso, perché io sono un po' così, a me piace dalla canzone più moderna alla canzone più tradizionale, classica. Quindi veramente secondo me con quest'album qui possiamo accontentare un vasto pubblico a 360 e soprattutto gradi. Te stessa, perché se spazi ti piace spaziare, sì, perché quando tu adesso che ti darò il CD, no, conoscendoci te lo darò sicuramente, ti dirai Elena, tu mi devi spiegare come passi da cantarmi questa canzone qui, cioè come ti fa piacere da questa canzone qui a quell'altra canzone che è completamente l'opposto. Però non lo so, io sono veramente così. E come sei con le lingue, forse sei anche con le canzoni a questo punto. Probabile, perché mi piacciono delle cose veramente. Questo è il momento psicanalisi. Sì, siamo entrati, siamo arrivati nel momento rubrica psicanalisi. Su questa psicanalisi noi ci fermiamo, perché ci guardiamo questo brano dal titolo Grande. Oh. Ce lo guardiamo? Sì, ce lo guardiamo. Dopo rientriamo a chiacchierare. Questo Vai. È il mio brano preferito veramente degli ultimi anni. Grande. Allora, grande, grandissimo. Thank you.
coraggio per chi forse è degno. Ora che il resto non ha più valore, l'amore vive anche sopra il dolore. Io l'ho tenuto nascosto qui dentro di me, chissà perché. Credevo fosse soltanto una goccia, ma c'è un mare in me. Basterebbe anche un filo di voce per dire tutto in due sole parole. Non ho capito l'amore che avevo per te, chissà perché. Ieri sembrava una goccia ed invece ora c'è un mare in me. Ed eccoci qui, siamo rientrati dopo aver visto questo brano grande che tu ami tantissimo. Sì, come tutti gli amici che ci stanno guardando oggi, grazie. Invece le donne a casa amano seguire anche i tuoi look, i tuoi outfit, ecco. Vedere come sei pettinata, truccata, vestita. Oggi cosa ci proponi? Oggi vi propongo un vestitino stile impero. No, perché mi piacciono molto questi abitini, no? Che fasciano. E tu, come mi hai detto prima, ritorniamo sempre all'impero romano. No, perché poi sono dei vestitini, cari signore, io ve li consiglio perché sono dei vestiti strategici. Quando mangiate, che ne so, la sera prima avete mangiato un po' troppo, vedete, c'è questa cosa qui che vi stringe il punto di vista, lì cadono larghi e allora, capito, potete stare tranquille, ve li consiglio veramente. Così, a parte che non hai bisogno comunque. No, allora... però sono anche dei vestitini strategici, veramente. Belli, belli. E quindi però io ci tengo a sottolineare, vedi, perché poi mi chiamano la tigre, no? Alcuni, la tigre, la tigre, la tigre. Però sono anche molto romantica io. Vedi, sì, un orsacchiotto. No, veramente, e lì torniamo anche al discorso delle canzoni che ti dicevo prima. Esatto. Ma questo non è perché devo andare da uno psichiatra che della serie, non so se sono bianca o se sono nera, però ho queste sfumature nel mio carattere che comunque sì, chi mi conosce poi mi vede abbastanza, no, prorompente, però mi descrivo anche, dai, come una ragazza abbastanza sensibile. C'ho veramente una grande nota di romanticismo. Vedi, dentro. Giù dal palco magari lo puoi dimostrare anche di più. Sul palco devi comunque, sei obbligata a tirar fuori anche la grinta, però magari a casa nel tuo privato sei ancora più... Sì, perché io poi alla fine credo veramente ancora delle cose molto romantiche. C'è il corteggiamento, il romanticismo. Vedi, questo vestito è molto... A chi lo dici? Lo vedi il mio studio che è pieno di fiorellini, cuoricini, perché è... Sarà per questo che mi piace. Vedi? Che poi nel mio abbigliamento a volte forse sembra più che anche, come ti dicevo, nelle serate, no? Appaio molto più, dai... Grintosa. Forse più grintosa, no? Più sullo stile aggressive. Però poi nella vita normale io sono molto, molto... Rosa confetto. Torniamo però a parlare delle nostre feste di piazza che sono pronte per partire. Finalmente verrai nel Veronese, noi ti aspettiamo a Bonavigo esattamente il 29 di aprile. Sì. Per una serata alla festa della Fragola. Dunque, Fragola romantica. Mi piacciono molto romantica, anche le fragole romantica. Io. La fragola è romantica. Sì, 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 io ce l'avevo come sul dolce nuziale, insomma, le fragole. Davvero? Ma le fragole sono romantiche, cosa dici? Beh, le mangi il limone o con la panna? Dipende, limone arancio con un po' di zucchero, dipende dall'umore. Tu cosa dici? Io sono molto golosa, da sto punto di vista. Anche questa mattina prima di venire da te mi sono fatta un buon caffè con... mi sono fermata qui in pasticceria, mi hanno fatto un caffè, ragazzi, mi hanno detto un po' di panna, ma non avrò messo cose così di panna. Io più sulla panna forse. Mm. Però a proposito di questa festa, che so che è una festa molto bella e anzi sono contenta che mi abbiano scelto quest'anno, venerdì 29 aprile, ricordatevi, venerdì 29 aprile. Venerdì 29 aprile. Ci pensiamo a non ricordarglielo. Ok. Il giorno stesso ve lo ricordiamo, promesso. A Bonavigo, l'orchestra Castellina Pasi, la vostra Elena Cammarone vi aspetta alla grande. Siamo pronti per sentire il prossimo brano dal titolo Mentiras.
È giusto la pronuncia? Mentiras. Qui parla di un tradimento, succede qualcosa di strano. Ma sì, mentiras, che vuol dire bugie. Poi gli amici vedranno ora il video, insomma. Però il tempo qui stringe, è ora di chiudere, purtroppo la puntata sta per terminare. Noi vi aspettiamo domani mattina alle 11:15 sempre qui su Telearena. Vi ricordiamo i nostri canali social, YouTube, Facebook, dove potete rivedere anche le nostre interviste, la rubrica di cucina, gli appuntamenti consigliati. Voi sapete dove contattarci. Noi vi aspettiamo, ma soprattutto aspettiamo Elena qui a Verona, finalmente il 29 di aprile, appuntamento imperdibile. E soprattutto venite a trovare ancora. Certo, così raccontiamo un po', perché mi sono trovata molto bene a parlare con anch'io, te. Anch'io, molto piacere. E niente, io vi aspetto veramente a braccia aperte venerdì 29, intanto a buon amico. Ed ora vai con la musica, noi ci vediamo domani, grazie ancora di cuore, a domani. Esta mujer